amici di Valdo TV, ben ritrovati. 12, 13 e 14 ottobre, una magnifica piazza, quella di Mel, è un evento straordinario che non può mancare nel panorama bellunese. Mele a Mel. Stefano, con l'amministrazione vi siete preparati all'accoglienza di queste 30.000 persone che sono previste per queste tre giornate di evento. Quali sono gli accorgimenti anche dal punto di vista turistico e promozionale che avete proposto per questo 2018, che è un anno di distanza all'entrata di Mel tra i borghi più belli d'Italia? Beh, questa è una delle manifestazioni più belle che abbiamo qua a Mel e il merito va di una comunità che è coesa dalle tante nostre frazioni, i nostri gruppi, le nostre associazioni, i tanti volontari che collaborano alla splendida riuscita di questa manifestazione. E quindi il mio ringraziamento va a tutti quanti, a coloro che animano le attività all'interno dei cortili, a coloro che promuovono i vari prodotti, a coloro che fanno la promozione dell'iniziativa sui vari canali social o canali informativi e a coloro che mettono a disposizione l'organizzazione, tipo le navette che sono state organizzate oppure tutte le varie iniziative. Signor Sindaco, quali sono le implicazioni che ha avuto l'entrare come Mel tra i borghi più belli d'Italia? Noi siamo entrati da circa un anno all'interno di questa associazione che raccoglie circa 300 borghi in tutta Italia e in quest'anno abbiamo visto un grande incremento di turisti durante tutto l'anno e anche il numero di visitatori che abbiamo durante questa manifestazione di Mele a Mel è sicuramente incrementato grazie a questa partecipazione di Mel a questa associazione. Ieri, vigilia della manifestazione, abbiamo avuto da parte del vicepresidente dell'associazione Borghi più belli d'Italia la consegna dell'attestato e la consegna della bandiera e adesso ci aspetta un'altra grande occasione, quella di la partecipazione alla trasmissione televisiva su Rai 3 sul Kilimangiaro, Borgo di Borghi. Siamo uno dei tre comuni all'interno della regione del Veneto che partecipa, ci siamo noi, c'è Follina e c'è Arquà Petrarca e quindi chiediamo a tutti quanti quelli che sono stati visitatori di queste due giornate di Mele a Mel di votare per noi. Come si può votare? Attraverso quali piattaforme una persona può votare? Deve iscriversi? Deve andare in un sito particolare? Allora, bisogna entrare sulla trasmissione Borgo di Borghi, sito della RAI, bisogna registrarsi con le proprie credenziali e bisogna poi votare. Si può votare tutti i giorni e quello che raccomandiamo è che se il primo accesso non va a buon fine, le persone possono comunque riprovare affinché l'esito vada a buon fine. I numeri quest'anno vanno sempre più in salita, parlano di una stima di circa 30.000 persone. Vi chiedo come voi della Proloco Zimellese vi siete organizzati per accogliere questo pubblico numeroso e tutti questi visitatori e curiosi. Sì, fortunatamente è una manifestazione che ogni anno attira sempre più persone che vengono a visitare il nostro paese. La Proloco certamente quest'anno più che gli altri anni forse ha fatto uno sforzo incredibile con tutti i volontari, abbiamo moltissime persone che collaborano con noi per la riuscita. In tutta la manifestazione, compresi anche gli altri cortili, ci sono oltre 500 persone a lavorare in questo weekend, senza contare tutti i volontari, uno per tutti, la Protezione Civile che ci aiuta in parcheggi e sicurezza e tutte queste altre incombenze. Quali sono i punti forti e focali di questa manifestazione, Simone? Sì, certamente la nostra fortuna è di avere anche molte frazioni che collaborano per questa manifestazione in tutti i cortili aperti di questo centro nostro storico molto bello che è sicuramente un qualcosa in più rispetto a altre manifestazioni che ci sono in zona e è sempre molto bello vedere tutto questo affiatamento tra tutti i cortili. Abbiamo per esempio come Proloco abbiamo la Zumela, gli Zumelotti che è un prodotto che si possono trovare solamente per questa occasione e ogni cortile propone un piatto nuovo, un piatto diverso ogni anno, anche della tradizione, appunto per mantenere vivi i valori storici di un tempo. Francesco, è la prima volta che vieni a questa manifestazione e cosa ne pensi di questa manifestazione? Ormai sono 3 anni che vengo, è una bella festa, è una bella
questa qua è la più bella festa che c'è nel territorio. Decisamente uno dei modi più giusti con cui arrivare a Meliamel è in moto, perché si trova a posto, c'è tantissima gente. Voi siete arrivati, siete una squadra grandissima, da dove arrivate e cosa vi muove a venire fino a qui? Allora, noi arriviamo da Padova e siamo venuti qua a mangiare lo strudel. Perfetto! Ho detto la verità! Ci troviamo nel cortile di Gus e qui a fianco a me ho Luca Feltrin, GRS Gus. Cosa possiamo trovare di particolare nel vostro cortile? Beh, oggi trovate i ragazzi che lavorano il legno, un liutaio che fa strumenti musicali e, come vedete qui davanti a noi, una sfilata di abiti anni 60, anni 70. Ti fermo subito perché qui invece alla mia destra c'è Giorgio Dell'Osta, un noto artista della nostra provincia e non solo, che a quanto vedo ha dato spettacolo, ma è accompagnato da delle bellissime ragazze. Mi vuoi raccontare qualcosa di più su questa sfilata anni 70? Ma certamente, siamo partiti alle 3. Qui in piazza abbiamo aperto le danze con queste belle donzelle, modelle e anche modelli che sono via per di qua, e abbiamo fatto tutti i cortili e le piazze perché abbiamo dei vestiti originali anni 70 e abbiamo girato fino adesso tutto Meliamel per dare spettacolo e fotografia e dare anche il borgo più bello d'Italia, questo sì. E poi guardate che meraviglia di donzelle e che uomo! Uomo. E grazie a Gus che sempre ci dà l'onore di fare questo. Come mai la scelta degli anni 70 come tema? C'è un qualcosa di particolare sotto? Di particolare no, c'è un legame appunto della fiera Meliamel che è incentrata alle tradizioni di una volta, e quindi grazie a Maria Rosa, che è quella che ci dà sempre una mano con queste attività, ha deciso di organizzare per quest'anno una sfilata anni 70. Siamo in compagnia di Alessandro Gallon, che oltre ad essere agronomo e insegnante all'IPSIAR Antonio della Lucia di Feltre, quindi l'Istituto Agrario di Feltre, è anche il presidente dell'associazione Meliamel. Ci troviamo in un banchetto che tiene ogni specie della regina di questo evento, la mela. Esatto, noi abbiamo fatto questa raccolta di mele, abbiamo preparato questa raccolta di mele allo scopo di presentare al pubblico tutte le possibili declinazioni di questo splendido frutto che abbiamo nel nostro territorio. Lo valorizziamo con questa festa che vedete, allo scopo proprio di portare delle mele che altrimenti andrebbero per terra sul terreno di chi non le raccoglie, fare in modo che chi le raccoglie abbia la soddisfazione di poterle portare al pubblico e sentirsi gratificare da degli assaggi di una mela che era del passato, gusti persi e ritrovati. Vedo che ci sono tanti ragazzi alle nostre spalle per un motivo ben preciso. Sì, questo è lo stand della scuola e noi a scuola abbiamo la coltivazione di queste varietà allo scopo di salvaguardarne l'esistenza. Facciamo delle piante nuove con innesti presi da piante vecchie allo scopo di preservarne la presenza. Com'è l'approccio dei giovani rispetto al ritorno al passato, cioè alla coltivazione della terra e soprattutto al ritrovamento dei gusti del territorio? Sono molto interessati e noi il nostro compito cerchiamo di svolgerlo nella maniera che soddisfi sia le loro passioni e che possa soddisfare anche la loro possibilità di reddito. Adesso tu ci stai portando in uno dei banchetti collaterali di quelli che abbiamo appena visto con i ragazzi del IPSA Antonio della Lucia, ma mi porterai a conoscere uno di quegli agricoltori che 20 anni fa, cioè alla prima edizione di questo Meliamel, si è buttato e ha deciso di venire a fare una mostra mercato proprio qui. Esattamente. Sono agricoltori che hanno tanta passione e che 20 anni fa hanno iniziato a proporre le loro mele al pubblico. Siamo partiti pian piano là con un piccolo capannone, eravamo 7-8 produttori così, con un banchettino là un po' alla meglio,
e dopo pian piano, anno per anno, abbiamo sempre incrementato, diciamo, abbiamo aumentato un po' le produzioni, migliorate, dopo sono entrati nuovi soci e anno per anno adesso siamo arrivati a questi livelli. Quali sono le sensazioni, le emozioni di essere qui ancora dopo 20 anni a riproporre comunque un prodotto che è il re, o meglio è la regina, la mela? La mela e non solo, perché noi abbiamo anche tante altre varietà di prodotti, mele d'accordo, però poi adesso parecchi di noi coltivano anche ortaggi di vario tipo, tutti i prodotti biologici, perché non sono trattati per niente. Alla fine dell'anno siamo stanchi, diciamo, un altro anno non lo faccio più, ma poi l'anno torni sempre in campo e avanti. Abbiamo appena conosciuto dei ragazzi che frequentano l'Istituto Agrario di Feltre, abbiamo visto l'entusiasmo nei loro occhi e anche la loro operatività. Cosa significa essere agricoltori oggi? Ma essere agricoltori oggi è molto difficile, sinceramente, perché le restrizioni sono tante e non abbiamo gli aiuti necessari per farlo. Si ottiene quello che si riesce a seminare. È dura oggi come oggi, anche perché non ci sono sovvenzioni, non c'è niente. Uno deve arrangiarsi con le sue forze e chiaramente a un certo momento uno anche si scoraggia, sinceramente. E quindi diciamolo a tutti i giovani che si stanno adoperando di farsi tanto coraggio. Quella è la prima cosa. Tanto coraggio, non perdersi mai di coraggio, se un anno non va tanto bene andrà meglio l'anno prossimo. Ora Francesco ci spiegherà cosa stanno facendo di meraviglioso qui dentro sotto questo capannone. Prima le mele che abbiamo raccolte bisogna lavarle, poi le mettiamo in questa macchina, che le macina tutte quante, no? Da questa macchina passa alla pressa che dopo viene pressato tramite fino a 2 atmosfere e mezza ed esce il succo di frutta. Il succo di mela. E assolutamente tutte le persone che vengono qua a Mela Mel lo devono assaggiare, perché è buonissimo. Sì, esattamente, più che buono. Più che buono, è anche buono per la salute, perché contiene tanti nutrienti e tante vitamine. Esattamente. Noi abbiamo molte qualità di mele, tutte mele antiche, nella qualità di ancora di mio nonno, e con quello facciamo questo lavoro. E allora Francesca, qua non ci tocca altro che fare cin cin, cin! Da dove viene questo signore e cosa ne pensa di questa 19ª manifestazione di Mela Mel? Allora, io vengo da Limana e la manifestazione è sempre piacevole da vedere, interessante. Ogni anno mi sembra che c'è sempre qualcosa in più. Vengo da Belluno e... Beh, diciamo che è bello, ci sono tanti mercatini, è una bella manifestazione, c'è tanta gente e poi c'è anche del buon vino, quindi è una bella cosa per stare tutti in amicizia insieme, ecco. Vengo da Feltre, provincia di Belluno, e sono qui in compagnia di una mia amica da Mel e collega di lavoro. Mi porta qui il fatto che è un evento comune a... insomma questa la provincia di Belluno. Qual è la cosa che più ti piace? Beh, è stata sponsorizzata tanto, è famosa nel nostro territorio e niente, la compagnia, il fatto che si continuino queste tradizioni. E niente, abbiamo visto su internet, anche su dei piantini di questa manifestazione, e niente, insomma, sono venuti a vedere com'era, è bella comunque. Molto bella. Allora, vengo da Belluno e di bello c'è come sempre tanta gente, molta varietà di prodotti e di cose da vedere. Allora, vengo da San Gregorio nelle Alpi, in comune limitrofo. Bellissima manifestazione, come tutti gli anni, diciamo, sempre più partecipata, bellissima atmosfera, tanta gente, la giornata meravigliosa e che dire, Mela Mel non si smentisce mai, insomma, quindi... Veramente anche per noi giovani credo sia una bella soddisfazione vedere manifestazioni così importanti nel panorama bellunese, quindi
a mele a mel, non solo mele ma anche uova, ma anche penne, ho visto diverse razze di pennuti. Beh certo, siamo un'associazione di allevatori di polli ornamentali e cerchiamo di fare del nostro meglio, siamo qua ospiti da parecchi anni e adesso anche in maniera più presente, cioè che abbiamo iniziato con delle piccole gabbiette e adesso abbiamo un'associazione e di conseguenza è più interessante la cosa. Il vostro stand è uno dei più visitati, abbiamo visto la mole di gente che vi partecipa, insomma, quali sono le curiosità che spingono le persone ad entrare, ad accarezzare questi animali, a vederli, a capire anche qualcosa di più sulle specie? Beh, intanto la non conoscenza della cosa, dell'argomento, e che per noi è il nostro obiettivo di diffondere queste cose, insomma, di farle apprezzare e farle conoscere e divulgare. E i bambini sono fantastici perché comunque molto spesso non hanno mai visto o toccato un animale e di conseguenza fa la differenza avere la possibilità di farlo. Dopo qui abbiamo una piccola rappresentanza di razze di quelle che ci sono. Mi avvalgo di persone molto serie, di allevatori di grande livello, che possiamo avere l'opportunità di presentare degli animali in perfette condizioni fisiche e insomma in maniera ottimale, diciamo, considerando che la stagione non è quella giusta, nel senso che è il momento della muta e i riproduttori vecchi, gli animali adulti hanno problemi di impennamento, insomma. Però insomma abbiamo sempre la nostra soddisfazione. Tu lo sai che io ho paura di te, io carezzo solo la gallina. Carezzalo te, dai, coraggiosa, dai. E questa è una razza veneta che abbiamo riconosciuto 2-3 anni fa a livello federale ed è la Robusta Maculata, è una razza molto pregevole, è stata fatta nel 1905 dal professor Chigi a Rovigo, però noi l'abbiamo selezionata un po' per fare un animale da esposizione. Questa invece è una Pita Rossa Bellunese, che è una... La parla bellunese stretto? Assolutamente sì, è un pollo autoctono di qua del mio paese e cercherò nei prossimi anni di portare avanti un progetto per farla riconoscere anche questa. Cosa la spinge ogni anno ad aprire il suo cortile privato a tutti questi visitatori? Ma diciamo che da qualche anno Mel è partita questa iniziativa di aprire i cortili al pubblico, che è una cosa sicuramente positiva e che nel caso particolare di questo cortile dove stiamo parlando era un cortile chiuso da almeno 50 anni e ha ridato vita a una parte del centro storico che era dimenticata. Ma comunque al di là del fatto specifico di questo cortile, bisogna dire che è una manifestazione dedicata alle famiglie con i bambini, cioè sono quelle feste genuine di cui la gente ha bisogno, ecco, per passare una domenica, un weekend diverso dal solito. Quindi io ho accettato volentieri di offrire quello che potevo alla manifestazione di Mele a Mele. Che commedia, ragazzi! Taglia, che se brucia il pastin! Dai che se brucia il pastin! Girelo! Abbiamo lo sempre il pastin? Marco, cosa ci state preparando qui di buono in questo stand? Un panino col pastin, uno. Un panino con il pastin che è sempre il top perché è una delizia bellunese di OCG, possiamo dire. Esatto. Com'è nato il pastin? Non lo so neanch'io. Cortile di Pellegai Sampronio, un'atmosfera hippie non indifferente, mi sono dovuta anche io inserire insieme a voi per potervi fare questa intervista. Come mai la scelta di questo tema e soprattutto cosa possiamo trovare di interessante in questo grande e bellissimo cortile? Ma principalmente noi crediamo nella pace e questo è il motivo per cui abbiamo scelto gli hippie. No, a parte gli scherzi, noi cerchiamo sempre cose nuove, anno per anno, in modo da rinnovare anche l'offerta che diamo ai visitatori per non avere sempre lo stesso standard, lo stesso format. Quest'anno abbiamo puntato sulla canapa, quindi è venuta fuori così, parlando tra di noi in riunione, è venuto fuori il discorso della canapa
E poi lì è partito il tutto, e, parlando di coltivazione eccetera, per dare un po' di colpo d'occhio abbiamo pensato ai figli di fiori e tutto quello che ci sta attorno. Quindi ci sono gli ippi, c'è il furgone, c'è il cortile, c'è la coltivazione, ci sono i vari espositori che comunque anche loro fanno parte di questo cortile. Mele a Mel 2018 è tutto, arrivederci al prossimo servizio!